Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Luca Antonini, che mi chiede di parlare del film western di produzione giapponese del 2007 del grandissimo Takashi Miike, Sukiyaki Western Django. Sukiyaki Western Django è un film che nasce in realtà dall'idea di Tarantino e Miike che si incontrarono a Venezia e gli venne fuori questa voglia di omaggiare tutto il cinema italiano e western, da Sergio Corbucci a Sergio Leone, passando per tutti gli altri autori, perché c'è veramente di tutto nella storia appunto di questo misterioso pistolero interpretato da Hideaki Itō, che praticamente arriva a Nevada, questo villaggetto dove ci sono due clan rivali che si stanno praticamente combattendo per trovare un tesoro che dovrebbe essere nascosto lì. Il nostro, quando arriva, dopo essersi praticamente seminnamorato di una donna che fa la prostituta, che tiene la figlia di quella e quell'altro, non vi voglio dire tutto, insomma, il nostro incomincia a cercare di mettere gli altri uno contro l'altro, le gang, per poi cercare, insomma, alla fine di farli fuori tutti, perché comunque ha anche il nostro, che arriva lì, un pistolero senza nome, il suo buon motivo per stare lì. E poi tutto quello che succederà, insomma, in questo film abbastanza folle, 2 ore di Miike, quindi Miike che naturalmente cita Django in tantissime cose, sin dalla bara e il coltello, alcune cose sono proprio prese spudoratamente da Django. Cita tantissimo anche chiaramente il primo film di Sergio Leone, che poi non era altro appunto che una versione del film di Akira Kurosawa. E quindi è un film che secondo me è una bomba. Già basterebbe l'inizio con Quentin Tarantino, che da narratore ci porta avanti tutta la storia con questo cielo dipinto su un pezzo di legno, con queste complete e assurde scenografie surreali, ma allo stesso tempo che ricordavano un certo di cinema proprio volutamente, in un certo senso naif, e volutamente anche quasi anni 20 in quel senso. Ma il racconto poi parte velocissimamente, e ci sono dei momenti forse non perfettamente riusciti. Di sicuro non è uno dei capolavori di Miike, questo Sukiyaki Western Django, ma è un grandissimo film, uno di quei film che omaggia davvero col cuore quello che ha sempre amato il nostro buon Takashi Miike. Da sempre dice di amare Sergio Leone, di amare Sergio Corbucci, di amare tantissimi altri film dei maccheroni western, come vengono chiamati in realtà in Giappone. E lui gira un film incredibilmente bello proprio a livello estetico, una fotografia magnifica, un montaggio spettacolare, degli attori uno più interessante dell'altro in questo assurdo appunto western giapponese, dove ci sono questi con i piercing, tatuaggi, lotte assurde. È un film bomba secondo me, tagliato di 20 minuti di coda nell'edizione europea. Fortunatamente a noi ci è arrivato il Blu-ray, mi pare dell'Animamic, e c'è tutto dentro. Però porca puttana, questo è veramente un filmone sottovalutato da tutta la critica. Non faccio altre legge 4, 5, fa cacare, mamma mia che roba è, ma questo è un grandissimo film. Ma cosa avete visto? Sukiyaki Western Django riesce ad avere delle scene d'azione fenomenali, con un montaggio incredibile, con l'uso della musica fantastica, col sangue che esplode, la violenza, e il nostro Miike riesce a capire tutti i personaggi e a metterceli in scena in modo veramente enorme. Certo, l'originalità a livello di trama non vive qui, ma non è questo che cerca il nostro Miike. Miike cerca di fare un omaggio insieme al buon Quentin Tarantino, che attraversi le epoche del western italiano, dello spaghetti western, come ho detto, i maccheroni western, che il nostro ha sempre amato sin da quando era piccolo. Quindi un suo omaggio, un suo divertimento, che diventa però grandissimo cinema, proprio perché dietro la macchina presa c'è Miike che racconta questi personaggi senza mai lasciarli da una parte, con una costume delle scenografie dopo fenomenali, ripeto, con dei momenti che per alcuni sono di stanca, invece per il sottoscritto sono dei momenti rilassanti che servono appositamente ad addolcire la situazione, per arrivare poi al meraviglioso finale. C'è chi ha detto che è noioso, chi ha detto è allungato, chi ha detto non sa di un cazzo. Io dico l'opposto, non è assolutamente noioso, è un film che vola, che è una bellezza, non sa di un cazzo la micchia, c'è più idee di regia, di messa in scena e di scrittura qui che in 500 film della Marvel. E poi col cazzo che non sia un grande film, e poi Tarantino dà il tocco in più, nel senso per poterlo vedere anche all'estero, insomma. Quindi se non l'avete visto, io ve lo consiglio, perché comunque uno dei protagonisti è Tarantino, il produttore è uno, è Tarantino, e l'idea è venuta insieme ai due appunto durante il Festival di Venezia. Quindi che volere di più? Per me questo è un grandissimo film, il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, poi seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. E poi di Miike, secondo me tutto ve le trovate, compratelo. E questo Sukiyaki Western Django, che per tutti è un'opera minore, per me invece è un'opera magnifica e magnetica del solito Miike, che sì, forse magari qui non becca il suo miglior film, ma porca puttana, avercene mezzo, sì, in Italia si farebbe le apriole.